per la prima volta siamo in tour a presentare questa vettura che ancora nessuno ha visto dal vivo se non al Salone di Francoforte, ma in anteprima diciamo sveleremo nei dettagli anche più curiosi e più tecnici questa sera qui in un contesto perfettamente in linea, la casa dell'energia. Mobilità elettrica e nuovi modelli ibridi, di questo si è parlato alla Casa dell'Energia di Arezzo, che ha ospitato la presentazione di Taycan, la prima auto elettrica a marchio Porsche. Connessione con la nostra sensibilità verso la mobilità elettrica, trasportare la mobilità elettrica all'interno del centro città e in qualche modo creare una smart city che si muova appunto su dei veicoli che abbiano zero emissioni di CO2, quindi totalmente nel rispetto dell'ambiente. Quindi la linea è quella di andare verso una mobilità elettrica. Noi abbiamo installato un punto di ricarica Porsche all'interno della struttura e siamo presenti all'interno appunto dei navigatori ufficiali Porsche di tutta Europa. Questo per me è un grande passo avanti e, come dicevi appunto tu, anche verso l'innovazione e verso un cambiamento di rotta proprio nella mobilità globale. È una vettura che in realtà anticipa addirittura il futuro della mobilità elettrica sportiva, è la prima vera vettura sportiva elettrica e anticipa il futuro di Porsche, che da quest'anno in poi comincerà a sviluppare una vera gamma di vetture completamente elettriche. Taycan, nella sua versione più potente, raggiunge i 761 cavalli di potenza. È una vettura che ha quindi prestazioni da vera sportiva, come nella natura del marchio Porsche. È una vettura che però ha anche prestazionale dal punto di vista della ricarica. Infatti è in grado di ricaricare 100 km di autonomia in 5 minuti grazie a una potenza di 270 kW di ricarica elettrica.